I 25.000 provenienti da ogni parte della Calabria e dalle regioni vicine nella città del Pollino in occasione della prima sfilata in maschera del 59° Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore. Sfilata che è stata bagnata dalla pioggia, che comunque non ha fermato gli oltre 2.000 figuranti che in un serpentone di colori partiti da via Polisportivo hanno raggiunto il palco nella centralissima piazza Municipio, dove ad accoglierli, oltre il presentatore Carlo Catucci, la giuria, che però non ha votato dal momento che le avverse condizioni atmosferiche hanno impedito ai gruppi di esibirsi. La votazione avrà luogo martedì 28 febbraio. 17 i gruppi iscritti al concorso giunto alla 25esima edizione, 4 i carri allegorici ritornati a sfilare nel carnevale grazie al contributo dell'amministrazione comunale che concorrono al premio finale nell'apposita categoria loro dedicata. Il primo classificato riceverà anche il trofeo Franco Minasi, che per anni ha dato onore alla Proloco e al suo carnevale partecipando con estro e originalità che lo contraddistinguevano. Una sfilata coinvolgente che ha visto la partecipazione animata anche degli artisti di strada, bande musicali, gruppi folclorici e studenti dell'Erasmus provenienti dall'Unical di Cosenza. A portare il saluto al popolo del carnevale il presidente della regione Calabria Mario Oliverio, che si è complimentato per l'ottima fattura dei gruppi e dei carri e ha dato appuntamento a martedì prossimo, dove probabilmente sarà ancora una volta presente. L'allegria, la musica, i colori e il divertimento sono state le note predominanti dell'intera mattinata di domenica, con la parata della gioia curata da Tiziana Lavitola e Khadija Russo, che ha visto nella centralissima piazza Municipio sfilare tantissimi bambini delle scuole dell'infanzia e primaria del secondo circolo didattico Castrovillari. Il tema scelto quest'anno: noi liberi come aquiloni, che partiti da piazza Giovanni XXIII con in testa la madrina del carnevale Erika Cosma e tante mascherine spontanee, hanno raggiunto il palco esibendosi in una coloratissima coreografia curata da Antonio Salomone e Francesca Lucarelli della New Dance Holy Dance. Subito dopo sono stati premiati gli alunni della classe terza B del secondo circolo didattico Santi Medici, che hanno realizzato il manifesto Carnevale dei Bambini, che ha partecipato al concorso artistico giunto alla 13esima edizione. In serata poi animazione con Claudio Cavallo, che ha fatto ballare il popolo del carnevale in piazza Municipio fino a tarda ora. Invece il concerto di Ciccio Nucera, che si sarebbe dovuto tenere subito dopo la sfilata, è stato rinviato a causa delle avverse condizioni atmosferiche a martedì 28 febbraio.